Ora la seconda parte dell'articolo. L'aggressione del lusso ha conseguenze economiche di lungo periodo devastanti proprio su coloro che sono economicamente più deboli. Ogni oggetto e servizio che oggi usiamo correntemente inizialmente era un lusso destinato ai pochi che potevano permetterselo. Se oggi possiamo volare a Parigi per un euro soltanto, comprare un computer a un prezzo irrisorio rispetto a quello che costava un computer infinitamente meno potente e più ingombrante 20 anni fa, se oggi tutto questo è possibile è perché in passato qualcuno, spendendo risorse per i beni di lusso, ne ha consentito l'introduzione nel mercato e la loro progressiva diffusione con livelli qualitativi sempre migliori a prezzi sempre inferiori. Come dice Hayek, la nuova conoscenza e i suoi benefici possono disseminarsi solo gradualmente e le ambizioni di molti saranno sempre determinate da ciò che per il momento è accessibile solo ai pochi. All'inizio un nuovo bene è di solito il capriccio dei pochi prima di diventare un bisogno di tutti e costituire parte delle necessità della vita. Le nuove cose diventeranno disponibili alla maggior parte delle persone solo perché per un certo tempo sono state il lusso dei pochi. I più poveri oggi devono il loro relativo benessere materiale ai risultati della passata disuguaglianza. Quindi il lusso, insieme al risparmio, è un potente motore della crescita economica e dell'innovazione. Chi compra beni di lusso sta in realtà distribuendo parte della sua ricchezza a coloro che oggi non possono permettersi l'acquisto di quei beni e che domani saranno invece nella posizione di acquistarli. Chi oggi spende per esempio centinaia di migliaia di euro per il turismo spaziale sta rendendo possibile alle prossime generazioni accedervi a prezzi che saranno estremamente contenuti, quindi sta ridistribuendo la sua ricchezza, solo che questa ridistribuzione, non avvenendo in forma coercitiva, immediata e visibile, ma avvenendo invece liberamente, a un tempo differito e in modo difficilmente visibile, non viene compresa dagli imbecilli che, aggredendo il lusso, stanno segando il ramo su cui sono seduti. A questo punto Birindelli fa un approfondimento di tipo economico per risolvere una contraddizione apparente, e cioè questa: secondo la scuola austriaca, un'economia crescerà tanto più quanto maggiori saranno i risparmi delle persone e quanto minori saranno i consumi. Ora, il lusso fa parte dei consumi e quindi può sembrare che il lusso ostacoli la crescita economica. In realtà non è così, perché la relazione fra risparmi e crescita è diversa dalla relazione fra lusso e crescita. La relazione fra risparmi e crescita è di tipo causale quantitativa. Quanto maggiori saranno i risparmi, cioè quanto minori saranno i consumi, cioè quanto più bassa sarà la preferenza temporale delle persone, tanto maggiori saranno la crescita e l'innovazione. Invece, la relazione fra beni di lusso e crescita e innovazione è descrittiva qualitativa. In un'economia in crescita sostenibile, è vero che i consumi sono relativamente minori, cioè sono minori dei risparmi, ma i consumi sono costituiti in proporzione maggiore da beni che hanno richiesto una lunga e complessa struttura produttiva per essere prodotti. Quindi hanno richiesto maggiori investimenti e quindi maggiori risparmi. Birindelli ribadisce che sta parlando di crescita economicamente sostenibile, non la crescita insostenibile, prodotta artificialmente nel breve periodo dall'inflazione monetaria, cioè l'aumento della quantità di denaro attraverso la stampa di denaro fiat da parte delle banche centrali e o l'espansione del credito da parte delle banche commerciali mediante la riserva frazionaria. Nel breve periodo, infatti, queste operazioni monetarie possono creare dei periodi di crescita che sono i boom economici, che tuttavia saranno necessariamente insostenibili. Infatti, seguiranno necessariamente le crisi economiche a causa del fatto che gli investimenti non hanno alle spalle risparmio vero, ma denaro creato dal nulla. Precisato questo, Birindelli arriva alle conclusioni che lo Stato e gli imbecilli che a Firenze hanno assediato il lusso hanno gli stessi obiettivi: il saccheggio della proprietà, l'imposizione agli altri dei propri gusti, e le conseguenze naturalmente sono decrescita, progressivo impoverimento della società e in particolare di quelli che già sono economicamente più deboli, quindi la decivilizzazione. Quindi in conclusione è un errore anche economico, oltre che un atteggiamento totalitario, quello di aggredire il lusso.